One Podcast. Avevamo salutato con grande favore i tempi e i modi con i quali il governo Meloni aveva varato la sua prima manovra economica. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, di Massimo Giannini. Era successo tutto nel giro di appena un mese dopo le elezioni del 25 di settembre e l'insediamento del nuovo esecutivo delle tre destre. E nel giro appunto di meno di 30 giorni, la nuova premier Giorgia Meloni era riuscita a mettere in piedi una legge di bilancio, cosa tutt'altro che scontata in tempi così rapidi. Una legge di bilancio nel merito piena di provvedimenti discutibili, ma comunque nella tempistica si poteva considerare a tutti gli effetti un record. Dopodiché è successo il caos totale. Infatti, da quel momento in poi, la legge di bilancio è diventata una gigantesca tela di Penelope. Tutto quello che era stato tessuto in Consiglio dei Ministri poco meno di un mese fa è stato via via stracciato dalle stesse componenti della maggioranza di governo e non certo dalle opposizioni che finora, nel dibattito in Commissione alla Camera, non hanno potuto toccare palla. E dunque tutto quello che era stato scritto all'atto del varo in Consiglio dei Ministri è cambiato, sta cambiando, continua a cambiare in queste ore, in attesa che forse entro domani si arrivi al via libera definitivo della Commissione e poi anche al voto dell'Aula, in tempi strettissimi per consentire poi la conversione definitiva al Senato prima che arrivi la scadenza del 31 di dicembre. Ma dunque tutto sta cambiando, la stessa maggioranza disfa tutto ciò che aveva già messo in piedi e dunque la norma sul POS che prima c'era ora non c'è più, sale dall'80 all'85% la rivalutazione delle pensioni pari a 4 o 5 volte il minimo, opzione donna cambia l'assegno familiare e il congedo. Arriva una nuova possibilità di modificare il tasso dei mutui da variabili a fissi, si modificano i tetti del cuneo fiscale e vengono ridotte da 8 a 7 le mensilità per i percettori del reddito di cittadinanza. La stessa norma del super bonus cambia non tanto dal punto di vista del beneficio complessivo che resta al 110%, ma viene estesa e limitata soltanto ai condomini a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori sia stata adottata prima del 18 novembre 2022. E poi cambiano le norme sulle sigarette, si dimezzano gli aumenti, cambiano le norme sugli extra profitti, la tassa viene applicata solo alle società con almeno il 75% di ricavi da energia, quindi si riduce l'entità del sussidio, dello sconto. E poi forse salta anche lo SPID, che era stato salutato da quasi tutti nei governi precedenti come la grande novità che avrebbe cambiato la vita dei cittadini nel loro rapporto con le pubbliche amministrazioni, facendo saltare tonnellate di scartoffie per ricorrere invece alla digitalizzazione dei rapporti contrattuali appunto tra Stato e contribuenti e cittadini. Tutto cambia, ma niente cambia nel totale gattopardismo italiano, e cioè appunto il caos politico, perché in questo momento la manovra è in totale stallo, la maggioranza è in totale confusione e i tempi cominciano ad essere davvero strettissimi. E non è tanto un problema di possibilità da parte dei due rami del Parlamento di poter discutere e approfondire le modifiche alla manovra. Questa abitudine di introdurre i giganteschi maxi emendamenti e poi far convertire senza neanche entrare nel merito dalla seconda delle due Camere ormai dura in Italia da diversi anni e non è certo un difetto di questo governo. Il problema però è che se detto in ogni modo, e la stessa Giorgia Meloni lo ha ribadito, che eviteremo l'esercizio provvisorio, ma a questo punto, a pochi giorni dalla scadenza del 31 di dicembre, il rischio serio che invece si sfori quella scadenza comincia a prendere una certa consistenza. L'esercizio provvisorio per l'Italia sarebbe un disastro. Sappiamo che secondo le norme costituzionali scatta quando non si riesce ad approvare la legge di bilancio secondo i tempi previsti, e appunto cioè la fine dell'anno, e in quel caso succede che lo Stato non possa più spendere un solo euro sulla base delle nuove norme previste dalla manovra non approvata e debba operare soltanto in ordinaria amministrazione. Oltretutto ci sarebbe un danno d'immagine e quindi un disastro sui mercati che l'Italia pagherebbe a caro prezzo. Dunque un rischio che va evitato ad ogni costo. Ma sarà davvero possibile in queste condizioni? Il governo dice di voler fare di tutto per evitarlo e persino l'opposizione capisce il pericolo e se ne farà carico. Ma al dunque quello che rimane politicamente è questa abitudine veramente deprecabile di scrivere un testo di una
una manovra nel momento in cui lavora il Consiglio dei Ministri e poi cominciare una giostra che non finisce più, per cui tutto quello che si era scritto viene buttato al macero e si riscrive da capo, in un caos totale nel quale appunto gli stessi cittadini contribuenti non capiscono più nulla e soprattutto i rapporti di maggioranza si lacerano e si logorano nel tempo, con un'opposizione che continua a strillare inutilmente. Ma in queste condizioni c'è da chiedersi: sarebbe provvisorio l'esercizio oppure non rischia di diventare ancora più provvisorio il governo stesso? Ma d'altra parte, perché stupirsi? Come diceva Beniamino Franklin, nella vita abbiamo solo due certezze: le tasse e la morte. Circo Massimo, lo spettacolo della politica, è un podcast di Massimo Giannini. Una produzione, One Podcast.